Sindaco, ieri su Bagnoli in cabina di regia a Roma il Comune ha ribadito la propria contrarietà al commissariamento, il commissario Anastasi però è deciso ad andare avanti, oggi partono le prime analisi del terreno. Sì, ma noi l'abbiamo messo a verbale, devono andare avanti sulle bonifiche, deve andare avanti il governo, devono andare avanti coloro che hanno il dovere di farlo, il governo dagli accordi di programma del 2007, l'abbiamo ribadito in questi giorni, l'ho ribadito io con un'ordinanza, l'ha ribadito il Consiglio di Stato, quindi il governo deve procedere con la rimozione della colmata e con le bonifiche. Noi stiamo sottolineando in tutte le sedi la difesa della Costituzione, della sovranità di Napoli, del fatto che il futuro di Bagnoli lo decidono innanzitutto gli organi previsti dalla Costituzione, il Consiglio Comunale, la Giunta, i cittadini napoletani, i napoletani. Quindi da questo punto di vista non ci sono novità, abbiamo detto anche ieri che c'è il nostro piano pronto a essere discusso, ripartiamo con i poteri ordinari e poi sul commissario deciderà il TAR. Come va? Richiesta del commissario di venire qui a fare queste... No, non ho commenti da fare sul commissario. Decisione di fare il terzo appuntamento della cabina di regia a Napoli? No, nessun commento, io non partecipo alla cabina di regia, quindi non commento. Quindi ci saranno le parti sociali, gli imprenditori, il comune noi stiamo laddove veniamo invitati, se riteniamo ci siamo, è sempre la nostra posizione. Noi siamo sentinelle della Costituzione nella cabina di regia, contro l'esproprio della democrazia, contro l'abuso di potere e contro l'illegalità. Rappresentiamo un punto di riferimento, un po' Davide contro Golia, però la vinceremo la battaglia su Bagnoli, io ne sono assolutamente convinto, per liberare quel territorio dall'immobilismo, dallo sperpero, dalla sopraffazione e da chi vuole mettere le mani sulla città. Stiamo marcando centimetro per centimetro il territorio, a Bagnoli, nelle cabine di regia e presso il governo, non molliamo di un centimetro.